Sempre in cerca di nuove idee per la tua fotografia? Buttare qualche euro in gadget alle volte può essere un buon sistema per uscire e scattare qualche bella foto. Oggi ti parlo di una sfera di cristallo che mi ha regalato momenti di puro divertimento. Non è la costosissima Lens Ball originale, ma un clone che funziona altrettanto bene e costa un terzo. Ti mostrerò anche qualche trucchetto che di sicuro stimolerà la tua creatività. Dopo la sigla. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, tutorial e prove, proprio come quella di oggi. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche, in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito dai uno sguardo alla descrizione qui sotto, dove trovi anche il link al mio negozio su Amazon. Ci sono tanti articoli, tutti commentati, che ho provato personalmente. Puoi acquistare tranquillo, evitando delusioni. A te non costa neanche un centesimo in più e darai una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando. Prima di tutto una raccomandazione. Questo oggetto sembra innocuo, ma nella realtà è pericoloso perché concentra i raggi del sole da una dimensione tale che riesce ad incendiare praticamente qualunque materiale. Se la lasci su una cosa di legno riesce ad incendiarla, sulle foglie le incendia, se la lasci in macchina così aperta rischi di dargli fuoco. Anche quando la tieni sulla mano fai attenzione a dove cadono i raggi del sole perché ti brucia la pelle e te ne accorgi quando già ti ha fatto male. Nessun problema, è sufficiente che la riponi nel suo sacchetto quando la trasporti e quando la usi fai un minimo d'attenzione. A chi è adatto questo gadget? Certo, se fai il professionista non è esattamente l'oggetto appunto più professionale da mostrare al cliente, però in alcune circostanze, per alcuni generi fotografici, per esempio se fai matrimoni o comunque cerimonie o altre cose dove uno scatto anche creativo, anche strano, ci può stare, può essere un gadget simpatico. Se fai paesaggi sicuramente è un oggetto che ti regalerà qualche bello scatto d'effetto, non può diventare il tuo nuovo stile fotografico probabilmente, ma come diceva un mio amico è una cosa talmente inutile da risultare indispensabile. Io ho preso questo kit che è composto da queste due sfere, una da 60 mm e l'altra da 80 mm, c'è anche un kit che incorpora dei supporti sempre in vetro, in cristallo, che ti permettono di poggiare la sfera senza che rotoli. Io ho preferito questo senza i supporti perché non mi piacciono particolarmente e comunque alla fine non è bello fotografarli, almeno per quello che è il mio gusto, e quindi ho modificato questa più piccolina incollandoci questa filettatura da un quarto di pollice che mi permette di avvitarla a questo braccetto. Ti linko tutto questo materiale nella descrizione qui sotto in modo che tu possa vedere come acquistarlo e soprattutto vedi anche il prezzo, che in realtà è piuttosto conveniente, tutto materiale abbastanza economico. Vedi, io in questo modo posso fissare questa sfera alla macchina fotografica in una posizione fissa e questo mi permette di tenerla appunto davanti all'obiettivo e di utilizzarla come fosse una sorta di fisheye e mi consente anche di girarci eventualmente del video attraverso proprio la sfera. Il peso di questi oggetti non è indifferente, questa grande pesa 6,5 e quella piccola ne pesa 2,5. Considera che il Sigma 16-1,4 con cui sto girando pesa meno di mezzo chilo, quindi insomma questa pesa più di un obiettivo neanche leggerissimo per APS-C. Un bel peso. Ne esiste una versione da 110 mm, quindi parecchio più grande, che però ovviamente è altrettanto più pesante. Io questa piccolina 2,5 riesco a portarmela dietro così con tutto il braccetto quando vado a fare una passeggiata, magari so che posso trovare dei paesaggi, la porto con me. Ma ecco, già questa grande ci penso prima di metterla nello zaino perché comunque è un oggetto pesante. In generale sono molto soddisfatto di questa piccolina modificata perché è leggera e posso sfruttarla molto più facilmente dell'altra. Oltretutto posso anche
poggiarla e semplicemente nascondere questa base, esattamente come avrei fatto per quella di cristallo. Prima di farti vedere come si usano però, metti un bel like a questo video e seguimi su Instagram, perché almeno 3 volte a settimana pubblico una foto e ti racconto la storia che ha portato alla realizzazione di quello scatto. Mi trovi come Video Zappo, così come su tutti gli altri social. Questa piccolina io la utilizzo quasi esclusivamente col braccetto, quindi montata in una posizione fissa rispetto alla macchina fotografica, come fosse una sorta di fisheye. Mi raccomando, stai sempre attento quando sei al sole. Oppure la utilizzo con questo piccolo treppiedi, che è il Manfrotto Pixie, uno dei miei treppiedi piccolini preferiti, e questo ti permette, ecco, di poggiarla da qualche parte e tenerla anche a una certa distanza dall'oggetto su cui poggia. Generalmente, quando la uso per fare foto, taglio in post-produzione, quindi inquadro anche questo pezzettino bruttino, diciamo, di montatura autocostruita, e poi eventualmente lo taglio in post. Mentre invece, se la uso per girare video, perché col braccetto posso usarla anche per girare video, preferisco tagliare in ripresa, perché poi altrimenti il video perde un po' di qualità. Questa più grande invece puoi utilizzarla sia reggendola con le mani a questo modo qui, facendo attenzione a dove finisce il sole, perché altrimenti, vedi, è un attimo di nuovo a bruciarsi e questa fa veramente male, oppure poggiandola su una qualsiasi superficie, e anche in questo caso fai attenzione che il sole non finisca su qualcosa che possa prendere fuoco, e in questo modo puoi ottenere inquadrature anche molto carine e anche larghe. Quello che ho visto che funziona molto bene sono i riflessi, quindi immergerla magari in acqua. L'oggetto è abbastanza robusto, tende a graffiarsi poco, io ancora non sono riuscito a rovinarla, si pulisce facilmente e le ditate non restano. Oltretutto ti viene fornito anche un panno in microfibra. Io la richiudo perché adesso sono distratto e non vorrei bruciare qualcosa. E un'altra cosa divertente che puoi fare, specialmente con quella grande, reggendola con le mani, e sfruttare la linea dell'orizzonte al centro della sfera, oppure un dettaglio verticale sempre al centro della sfera. Questo perché la sfera deforma tutto, ma quello che passa per il centro, come succede anche con i fisheye, rimane dritto. Quello che vedi all'interno della sfera ovviamente è capovolto. Puoi girare l'intera immagine, puoi lasciarla così com'è e appunto avere questo effetto capovolto, oppure puoi girare solamente il contenuto di quello che c'è all'interno della sfera. Puoi farlo con Photoshop, con una semplice mascheratura e poi ruotando il contenuto, ma puoi anche fare questa operazione con strumenti completamente gratuiti. Se ti interessa questo argomento, fammelo sapere nei commenti qui sotto e ti preparo una guida passo passo su come svolgere questa attività. Un altro uso simpatico è quello nei timelapse, specialmente con le inquadrature non troppo strette. Ho dedicato tantissimi video all'argomento timelapse, trovi l'intera playlist linkata qui accanto, fai clic per guardare tutti i video. Ti parlo di tante tecniche che puoi applicare anche con strumenti completamente gratuiti. Intanto, grazie per aver guardato questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.